Hauser fu un giovane tedesco che affermò di essere cresciuto in totale isolamento in una scura cella. Le affermazioni di Hauser e la sua morte per omicidio generarono un acceso dibattito. Fu chiamato il fanciullo d'Europa. Su di lui sono stati scritti più di 8.000 libri e 23.000 articoli e sono stati realizzati alcuni film. Bene, prima di cominciare, iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato. Il 26 maggio 1828 compare all'improvviso in una piazza di Norimberga un ragazzo che ha forse 16 anni e sa dire solo un nome, forse il suo, Kaspar Hauser, e poche altre parole. Poteva nutrirsi solo di pane e acqua e l'odore della carne o dell'alcol gli provocava terribili convulsioni. Reagiva violentemente a qualsiasi impressione sensoriale, come ai suoni acuti. Non riusciva a riconoscere la tridimensionalità del paese che vedeva dalla finestra della sua cella, tanto che, quando iniziò a comunicare, pensava fosse un brutto quadro venuto male. Vedeva benissimo di notte, anche gli accostamenti più difficili, come un numero civico rosso su fondo nero dall'altra parte della strada. Il suo caso destava l'interesse del pubblico che voleva vederlo, toccarlo, fare degli esperimenti, per cui Kaspar, dopo 2 mesi, iniziò a soffrire di nevrosi. Le autorità lo affidarono quindi alle cure del professore Georg Friedrich Daumer, uno stimato insegnante della città. Questa fu una mossa felice perché Kaspar poté imparare a parlare, leggere, scrivere, far di conto in pochi mesi, meditando perfino la propria autobiografia. Fu così possibile ricostruire la sua storia. Aveva passato gli ultimi 12 anni in una cella buia, incatenato al pavimento. Il solo contatto era costituito da un uomo che gli portava pane e acqua, lo puliva, gli tagliava unghie e capelli, ma lo picchiava appena faceva qualche rumore che potesse rivelarne la presenza. Era di natura gentile e di completa innocenza e purezza morale. Un anno e mezzo dopo subì un attentato per mano di un ignoto e questo ebbe un effetto negativo sulla sua emotività, mentre fece crescere i sospetti che egli fosse vittima di una cospirazione. Kaspar fu poi tolto dalle mani del professore Daumer e passò da un egregio signore all'altro, un barone, un ricco uomo d'affari, un austero maestro di scuola, un ambiguo lord, fino al 14 dicembre 1833, quando nel parco di Ansbach venne pugnalato da uno sconosciuto e morì 3 giorni dopo. Fu sepolto nel cimitero della cittadina bavarese. Oggi si arriva alla tomba seguendo un percorso segnalato. Sulla sua lapide si legge: qui riposa Kaspar Hauser, enigma del suo tempo. Ignota la sua origine misteriosa, la sua morte. 1833. Mentre nei giardini dove fu accoltellato gli fu eretto in seguito un monumento con una lapide che recita: qui un uomo misterioso fu ucciso in modo misterioso. Per alcuni fu un impostore, per altri un rampollo principe del Baden, vittima sacrificale di intrighi dinastici. Piazza di Norimberga, 26 maggio 1828. Un misterioso ragazzo di circa 16 anni vagabonda alla ricerca del capitano di cavalleria von Wessenig, cui deve consegnare una lettera. Ovviamente nessun cittadino di Norimberga è a conoscenza dell'identità del ragazzo. La lettera riporta l'intestazione von der Bayerischen Grenze 1828 dal confine bavarese da un luogo ignoto.
La missiva spiega che dal 7 ottobre 1812 al misterioso autore era stato affidato il ragazzo. A quanto pare Kaspar Hauser, questo è il nome del ragazzo, era istruito ed educato alla religione cristiana, ma non gli era mai stato consentito di muovere un passo al di fuori della stanza in cui viveva. Kaspar porta con sé un'altra lettera, scritta da sua madre per affidarlo al nuovo precettore. In questa lettera si scopre il nome di Kaspar, la sua presunta data di nascita, il 30 aprile 1812, e il fatto che suo padre fosse arruolato nella cavalleria del 6° reggimento, proprio quello del capitano von Wessing. Sua eccellenza il capitano di cavalleria 4° squadrone del 6° Reggimento Cavalleggeri. Ma certo, è proprio qui vicino. Il secondo mistero di Kaspar è legato proprio a queste due lettere che, a seguito di perizie, risultano scritte dalla stessa mano, un particolare che risulta alquanto improbabile, secondo quanto scritto su di esse e che ha fatto ipotizzare che l'autore fosse in realtà il giovane. Kaspar viene portato dal capitano von Wessing, che lo indirizza alla locale stazione di polizia. Qui viene interrogato, dimostrando di avere dimestichezza con il denaro, di essere un minimo alfabetizzato e di conoscere qualche preghiera. Nelle poche domande cui risponde, Kaspar dimostra un vocabolario estremamente limitato. Nonostante tutto, viene incarcerato nella torre del castello di Norimberga. In prigione gli diagnosticano un deficit intellettivo, ma anche un'eccellente memoria e una capacità di apprendimento molto rapida, oltre che dei sensi sviluppati al limite del sovrumano. All'inizio si pensa che Kaspar Hauser fosse cresciuto in mezzo alla foresta, ma durante diverse conversazioni con le persone cui viene affidato, il ragazzo racconta un'altra versione della sua infanzia. A quanto pare era stato cresciuto in una stanza lunga un paio di metri e larga uno, completamente buia, dormendo su un giaciglio di paglia e svagandosi con alcuni animali giocattolo in legno. Hauser racconta anche che tutti i giorni trovava pane e acqua accanto al suo giaciglio. Aggiunge che, periodicamente, l'acqua aveva un sapore più amaro, il che gli causava un sonno più pesante. In tali occasioni si risvegliava con la paglia del giaciglio cambiata e capelli e unghie tagliati. La prima volta che il ragazzo recluso vede l'uomo che si prende cura di lui è poco prima della sua liberazione. Dopo aver imparato a stare in piedi e a camminare, viene accompagnato a Norimberga, dove gli viene insegnata la frase: voglio diventare un bravo cavaliere come lo era mio padre. Avanti, ripeti con me. Io voglio diventare un bravo cavaliere come lo era mio padre. Voglio diventare un cavaliere proprio come era mio padre. Anche se Hauser non ne comprende il significato, la storia di Kaspar Hauser diviene nota in tutta Europa. In un'epoca avida di storie bizzarre e qualcuno pensa di avvicinarlo genealogicamente alla casata dei Baden, mentre altri lo considerano un impostore. Il borgomastro e il consiglio di Norimberga decidono di affidarlo alle cure di Friedrich Daumer, un insegnante locale. Il giovane viene formalmente adottato dalla città di Norimberga, che paga affinché gli sia fornita istruzione e si tenti di educarlo riguardo gli aspetti della vita sociale. Durante l'affidamento al professor Friedrich Daumer, maestro di scuola e filosofo, il 7 ottobre 1829, Kaspar viene trovato con un profondo taglio sulla fronte. Kaspar afferma che un uomo misterioso lo aveva assalito, dicendogli che non avrebbe mai lasciato Norimberga da vivo e di aver riconosciuto nella voce del suo aggressore l'uomo che lo aveva condotto in città. Ma l'aggressore suscita una serie di sospetti, perché poco prima il ragazzo aveva avuto un'accesa discussione con Daumer, il quale lo accusava di essere un bugiardo seriale, e il dubbio è che quella ferita sia stata autoprodotta con un rasoio.
In seguito, Kaspar Hauser viene affidato a Johann Bieberbach. Il 3 aprile del 1830, un colpo di pistola esplose nella stanza di Hauser e il resto della famiglia entrò nella stanza, trovando il giovane sanguinante per una ferita al lato destro della testa. Kaspar afferma di essere salito su una sedia per prendere dei libri, ma che la sedia è poi caduta e, mentre cercava di aggrapparsi a qualcosa, ha accidentalmente colpito la pistola appesa al muro, provocando lo sparo. Anche stavolta viene ipotizzata l'offesa da parte dei padroni di casa, in seguito a un litigio sempre concernente le sue bugie, e nel maggio del 1830 viene trasferito a casa del barone von Tucker. Qui il misterioso ragazzo conosce Lord Stanhope, che spende una fortuna per finanziare la ricerca sulle origini del giovane ospite, ma non riesce a scoprire nulla. A casa del barone von Tucker, i padroni si lamentarono aspramente riguardo la vanità e le bugie assurde di Hauser, e forse il giudizio più tagliente pronunciato su Hauser fu quello della signora Bieberbach, che lo descrisse come orrendamente mendace, maestro della dissimulazione e pieno di vanità e tracotanza. Nel 1832 venne trasferito ad Ansbach sotto le cure di Johann Georg Meyer, maestro di scuola, il quale non sopporta le bugie del ragazzo e i due litigano frequentemente. Alla fine del 1832 Hauser finì impiegato come copista nel locale studio legale. Tutto finisce come è cominciato. Ansbach, 14 dicembre 1833. Cosa è successo? Signora, grazie mio Dio, guardi! Chi è stato? Dove vai? Dove vai? Kaspar rientra a casa con una profonda ferita al petto, infertagli da un uomo sconosciuto. E qui il mistero su Kaspar Hauser si infittisce. Durante i rilevamenti della polizia nel parco di Ansbach, viene rinvenuto un messaggio. Hauser potrà dirvi con molta esattezza chi sono perché mi conosce bene. Per risparmiare questa fatica ad Hauser, ve lo dirò io stesso da dove vengo. E vi dirò anche il mio nome, così non dovrete continuare a cercare. Hauser sarà in grado di dirti esattamente come guardo e da dove vengo. Per salvare Hauser devi fare uno sforzo, ma voglio dirti da dove vengo. Vengo dal il confine bavarese sul fiume, puntini puntini, ti dirò anche il nome. M.L.O. Il 17 dicembre 1833 spirava Kaspar Hauser, dopo 3 giorni di agonia. Negli ultimi attimi di vita riesce a sibilare un ultimo enigmatico messaggio. Il mostro è divenuto troppo grande per me. Vi ringrazio per avermi ascoltato con attenzione. Il fanciullo d'Europa, come fu definito ai tempi, moriva circondato dal mistero, come misteriosa era stata la sua comparsa. Sotto la lapide che recita «Qui riposa Kaspar Hauser, enigma del suo tempo, ignota la sua origine, misteriosa la sua morte, 1833». Le incoerenze nel racconto di Hauser portarono la corte d'inchiesta di Ansbach a sospettare che si fosse autopugnalato e che Kaspar avesse inventato una storia su un attacco. Il biglietto nella borsa che venne trovato nel giardino conteneva un errore di ortografia e un errore grammaticale, entrambi tipici di Hauser, il quale sul letto di morte continuava a mormorare incoerenze sullo scrivere con la matita. Il giovane era ansiosissimo che venisse ritrovata la borsa, ma quando fu trovata non ne chiese il contenuto. Il biglietto stesso era piegato in forma triangolare, proprio nel modo in cui Hauser piegava le sue lettere, come testimoniò la signora Meyer. I medici legali hanno convenuto che la ferita potrebbe effettivamente essere autoinflitta.
Molti autori credono che si sia ferito nel tentativo di ravvivare l'interesse del pubblico per la sua storia e per persuadere Lord Stanhope a mantenere la sua promessa di portarlo in Inghilterra, ma che infine si sia pugnalato in modo molto più grave del previsto. I racconti di Hauser sulla storia della sua incarcerazione includono diverse contraddizioni. Lo psichiatra Carl Leonard disse che se avesse vissuto fin dall'infanzia nelle condizioni che aveva descritto, il suo comportamento non si sarebbe sviluppato oltre la condizione di un completo idiota, anzi probabilmente non sarebbe rimasto in vita a lungo. La sua storia è piena di assurdità ed è sorprendente che all'epoca sia stato creduto e che ancora oggi la sua storia venga ritenuta vera da molte persone. Carl Leonard giunse alla seguente conclusione: Kaspar Hauser era, come altri autori hanno già affermato, un truffatore patologico. Probabilmente aveva la persistenza di una personalità paranoica, poiché era in grado di interpretare il suo ruolo in modo imperturbabile. Da molti rapporti sul suo comportamento si può riconoscere la tendenza isterica e paranoica della sua personalità. Uno studio medico del 1928 sostenne che Hauser si sia pugnalato accidentalmente troppo in profondità, mentre un'analisi forense del 2005 ha concluso che sembra improbabile che la pugnalata al petto sia stata inflitta esclusivamente allo scopo di autolesionismo, ma un suicidio o un atto omicida, assassinio, non possono essere definitivamente esclusi. Secondo la Vox Populi dell'epoca, Kaspar Hauser era il principe ereditario di Baden che nacque il 29 settembre 1812 e che, secondo la storia, morì pochi giorni dopo, il 16 ottobre. La leggenda voleva che il principe fosse stato scambiato con un bambino morente e che successivamente riapparve come Kaspar Hauser a Norimberga. Indagini del DNA moderne, condotte nel 1996 e nel 2002, hanno escluso quasi del tutto la possibilità che Hauser fosse imparentato con Carlo, Granduca di Baden, e Stephanie de Beauharnais, sua moglie. La figura di Kaspar Hauser ha affascinato gli intellettuali di tutto l'Ottocento. Rudolf Steiner sosteneva che Hauser rappresentasse il sacrificio cristiano e dello spirito esoterico religioso che esprimevano i Rosa Croce. Secondo Steiner, l'individualità di Kaspar Hauser avrebbe dovuto impedire la decadenza dello spirito del tempo romantico in quello del decadentismo, permettendo così al cristianesimo esoterico di divenire la forma di spiritualità maggioritaria dei paesi occidentali. Bene, questo è un mistero che sicuramente lascerà molti dubbi ancora per tanti anni, se non per sempre. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Se non l'hai ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attiva pure la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato e non perderti neanche un video. Adesso per me è arrivato il momento di andare, ma non preoccupatevi, come sempre. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima, gente!